e vi auguro appunto buon weekend. Buongiorno a tutti, mi sentite? Magari non mi conoscete, comunque voglio dire benvenuti nella mia casa, che ha una bellissima libreria, o forse sarebbe meglio che io vi chiedessi il permesso per entrare nei vostri uffici e nei vostri enti. Oggi parleremo di ISO 31000 e soprattutto di come queste linee guida possono dare dei suggerimenti per una buona gestione del rischio di corruzione. A me interessa poco che voi mi conosciate, vorrei soprattutto capire se già conoscete le linee guida UNISO 31000. E quindi pregherei i miei colleghi, insomma, della regia, se è possibile, di lanciare un piccolo questionario. Vi chiedo soltanto di dirmi se conoscete queste linee guida e fino a che punto. Questa è una cosa abbastanza importante perché, come vedremo, queste linee guida non sono particolarmente complesse. Non sono particolarmente complesse, però diciamo alcuni passaggi potrebbero dover essere chiariti con maggiore attenzione se buona parte di voi non ha mai sentito parlare di questa norma. Mi dicono che mi sentite con un fastidioso ronzio. Provo ad abbassare il volume del microfono. Magari adesso mi sentite meglio, o forse non mi sentite del tutto. Ok, dai risultati vedo che quasi tutti avete già sentito parlare delle linee guida. La maggior parte di voi, magari è la prima volta che ne sente parlare, quindi vabbè, diciamo era quello che mi aspettavo. Molto peggio, vedo che l'audio è peggiorato, capita spesso. Allora, Andrea, scusami, intervengo io. Ti chiederei di abbassare il volume del microfono oppure, se sei entrato con Google Chrome, di entrare con Internet Explorer o altro browser. Sono Forse è con sufficiente abbassare. Ok, allora forse è sufficiente abbassare il volume del microfono perché effettivamente potrebbe dipendere da un volume troppo alto, il ronzio di sottofondo che alcuni partecipanti hanno segnalato. del microfono, non il mio del computer, ma quello del sistema, giusto? Esatto, in alto vicino all'icona a forma di microfono hai la possibilità di alzare o abbassare il volume. Scusate per questo inconveniente tecnico, durante la prova d'aula ovviamente la qualità dell'audio era eccellente. Prego Andrea. Ok, speriamo che il problema si sia risolto. Allora, cominciamo da qui. La norma UNISO 31000 del 2010 è una norma internazionale che definisce dei principi e delle linee guida per la gestione del rischio. La sigla UNI indica il fatto che noi oggi parleremo della versione italiana, quindi della traduzione italiana della norma. È una norma che non serve per certificare i sistemi, quindi il vostro ente non potrà mai chiedere a un ente di certificazione di rilasciare il bollino che dice, ecco, il vostro sistema di gestione del rischio di corruzione è idoneo, segue queste linee guida. È una in realtà l'ISO 31000 sono
delle norme che danno dei suggerimenti per gestire in maniera efficace e sistematico qualunque rischio. Qualunque rischio significa che per applicare queste norme al rischio di corruzione c'è da fare un piccolo salto, anche una serie di piccoli ragionamenti. Fra l'altro è una norma abbastanza snella, come ho scritto, è una norma di 28 pagine che costa 72 euro, per cui il problema non è tanto, secondo me, capire perfettamente la norma, e conoscere questa norma non serve, voglio dire, non serve in se stessa, no? Nel senso, non è tanto importante imparare a memoria quelli che sono i principi e le linee guida della ISO 31000. Secondo me, la cosa più importante che vorrei fare questa mattina è cercare di rispondere con voi a questa domanda. Tutto quello che state facendo, cioè il fatto di avere scritto dei piani, l'attuale aggiornamento del piano triennale, l'applicazione del piano ha davvero un senso? Questa è una domanda che io mi sento spesso fare quando vado a fare formazione nei comuni. Perché? Perché di fatto la corruzione è un fenomeno particolarmente complicato. In certe regioni d'Italia, io cito la Lombardia, il Veneto e il Lazio, ha carattere sistemico, cioè è un fenomeno che non è limitato alla pubblica amministrazione, è in realtà un fenomeno che coinvolge la politica, gli operatori economici. È un fenomeno che passa attraverso la pubblica amministrazione, ma che ha sicuramente una portata più vasta. Fra l'altro, la corruzione è un problema molto, molto, molto antico, nel senso che già al tempo dei Babilonesi, cioè nel 1700 avanti Cristo, si parlava di corruzione. Allora, la domanda che ci potremmo porre è questa: ma se veramente la corruzione è un fenomeno così complesso, così difficile anche da gestire, se è un fenomeno così antico, ha senso? La richiesta della legge 190 di fare dei piani di prevenzione che di fatto interessano la singola amministrazione. Allora, è una domanda importante perché di fatto voi potete scrivere dei piani triennali anche perfetti, ma questi piani di fatto vi permetteranno soltanto di gestire quelle che sono le fonti di rischio che sono all'interno dell'amministrazione. Chiaramente non potete neanche pensare, sperare, immaginare di gestire quelle fonti di rischio che arrivano dall'esterno. Diciamo che è una domanda sensata, e io credo che in un certo senso la risposta è sì, quello che state facendo ha un senso, e ha un senso proprio perché i piani triennali sono degli strumenti per la gestione del rischio di corruzione. Perché la stessa domanda che noi ci possiamo porre e che ci poniamo rispetto alla corruzione e ai piani anticorruzione, potremmo porcela anche, per esempio, rispetto al problema degli incendi. Io vi chiedo,
a cosa serve fare i piani antincendio, no? Nel senso che, voglio dire, la cultura umana da sempre utilizza i processi di combustione per la sua, per le sue attività, anche per andare in automobile, di fatto si sfrutta un processo di combustione. Gli incendi sono fenomeni di combustione incontrollata. Spesso e volentieri gli incendi sono causati dai fulmini o dalla siccità. A volte gli incendi vengono, dire, accesi dai piromani oppure dai fumatori di strati. Io sono un fumatore, quindi sono una potenziale causa di incendi. Il problema degli incendi risale almeno al 1780 a.C., nel senso che il codice di Hammurabi prevedeva che se una persona, insomma, andava a spegnere un incendio nella casa di qualcuno e intanto gli rubava dei beni, doveva essere gettato nel suo stesso fuoco. A parte il merito della pena, quindi ci dice che nel 1780 a.C. già l'umanità conosceva gli incendi e abbiamo visto prima che attorno a quella stessa data già la civiltà umana conosceva la corruzione. Allora, la domanda è: ha senso fare piani antincendio? Perché le aziende si dotano di piani antincendio? Perché, no? Chiaramente rispondere a questa domanda ci aiuta anche a rispondere all'altra. Se ha senso fare dei piani antincendio, allora ha anche senso fare dei piani anticorruzione. Diciamo questo: i piani antincendio e quindi anche i piani anticorruzione non servono per debellare gli incendi, non servono per debellare la corruzione, servono per contenere il fenomeno. Quindi un piano antincendio e un piano di prevenzione se servono per ridurre i danni che determinati eventi, gli incendi, come i reati di corruzione, possono causare a un'organizzazione. Nel caso della corruzione, il piano triennale non serve per debellare il fenomeno, ma serve semplicemente, ma è secondo me già tanto, per ridurre i danni che la pubblica amministrazione riceve dalla corruzione, che sono comunque danni all'immagine e danni di tipo erariale, e i danni che la comunità riceve dalla corruzione, danni che sono fondamentalmente incalcolabili, ma che comunque sono l'aumento del costo e della qualità delle opere pubbliche, il peggioramento dei servizi al cittadino e la perdita di fiducia nell'amministrazione. E questo secondo me è un passaggio importante, nel senso che quello che c'è da capire è che un conto è gestire un fenomeno e un conto è gestire il rischio associato a quel fenomeno. Non sono la stessa cosa. Allora, la norma ISO 31000 è una norma di gestione del rischio. Questa norma, torno un attimo dietro se non vi dispiace, è strutturata in questo modo. Prevede fondamentalmente tre blocchi, tre componenti.
è una norma che definisce dei principi. È una norma che descrive e prevede un processo di gestione del rischio, che è ciò che tutti noi di solito conosciamo come gestione del rischio. Quindi un processo di valutazione e trattamento di eventi pericolosi. E poi questa norma ha un terzo componente che viene definito struttura di riferimento. La versione inglese utilizza il termine framework e in un certo senso potremmo intendere la struttura di riferimento è la cornice dentro cui la gestione del rischio viene attuata. Eccoli qua. Allora, detto questo, io leggo appunto un po' di messaggi in chat, no? In cui si dice, appunto, in cui mi confermate che, insomma, per prevenire la corruzione si dovrebbero eliminare i truffatori, in cui si dice appunto che, insomma, alcuni di voi dicono che è una cosa veramente difficile. Ecco, però usciamo un attimo da questa logica. Dimentichiamoci dei truffatori, ok? Concentriamoci su questo problema. Mi auguro che in nessuna delle vostre amministrazioni si sia mai concretizzato un evento di corruzione. Ora, la domanda è chiaramente, se questo fosse accaduto, ok, la responsabilità è della persona che ha commesso un reato. E fino a un certo punto voi potete entrare nella testa e nel cervello delle persone. Difficilmente voi potete prevedere quando e come un qualunque essere umano deciderà di commettere un reato. Voi questo non lo potete fare, però quello che è vero è che quando in un'amministrazione si concretizza un evento di corruzione, quindi quando qualcuno commette un reato contro la pubblica amministrazione, questo reato viene commesso dentro l'ente, attraverso i processi dell'ente, e quindi se è stato possibile commetterlo, la cosa non ha funzionato. C'è una responsabilità, secondo me, individuale del corrotto e del corruttore, ma c'è anche una responsabilità organizzativa del sapere e del capire che cosa succede all'interno delle nostre amministrazioni. Concentriamoci su questo, no? Allora, quello che ci dice la norma ISO 31000, nei suoi principi, è che cosa di simile. La norma ci dice che la gestione del rischio è una serie di cose, no? Io qui vi ho riportato i principi H e I della norma, perché non mi piaceva elencarveli tutti, perché elencarli tutti è un po' come leggere i 10 comandamenti. Quindi i principi della ISO 31000 sono molto giuste, molto, voglio dire, dicono delle cose molto sensate, però anche molto banali. Allora, invece è importante, secondo me, leggere, come dire, che io vi descriva questi principi un po' alla volta, anche in ordine sparso,
per cercare di contestualizzare. Allora, la norma ci dice che la gestione del rio crea e protegge il valore dell'organizzazione. Quindi bisogna gestire il rischio, quindi dobbiamo prevenire la corruzione per rispettare i requisiti cogenti, per tutelare il consenso dell'opinione pubblica e per migliorare la governance degli enti. Quello che ci dice la norma è anche che la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali, cioè tiene conto delle capacità, delle percezioni e delle aspettative delle persone. E ci dice anche che la gestione del rischio è e deve essere trasparente e inclusiva, cioè deve coinvolgere in modo appropriato e tempestivo i portatori di interesse da un lato, e quindi nel caso della pubblica amministrazione io direi sicuramente i cittadini, e poi deve coinvolgere anche i soggetti che sono responsabili delle decisioni. Ora, perché vi sto dicendo queste cose? Perché, se ci pensate bene, la corruzione, oltre ad essere un reato, è proprio questo. La corruzione è qualcosa che, oltre a violare le leggi, fa perdere il consenso dell'opinione pubblica. La corruzione è qualcosa che nasce dal fattore umano di un'organizzazione. Cioè, effettivamente chi commette una reazione ha sicuramente delle percezioni e delle aspettative, magari un po' sballate, rispetto a cos'è la pubblica amministrazione e a cosa serve. Diciamo, fondamentalmente chi commette un reato di corruzione è perché può decidere qualcosa all'interno dell'organizzazione, può decidere di fare qualcosa, è un responsabile delle decisioni. Allora, quello che io vorrei così darvi come prima, voglio dire, come indicazione è questo. La norma ISO 31000, anche se non parla di corruzione, anche se non è pensata per arrestare i disonesti, descrive la gestione del rischio come qualcosa che serve a un'organizzazione per gestire in maniera efficace le percezioni e le aspettative delle persone e la modalità in cui vengono prese le decisioni. E tutto questo è un modo per prevenire la corruzione. Nel senso che ovviamente non è con un singolo piano triennale che si può risolvere il problema, ma tipicamente quello che viene richiesto in un'ottica di gestione del rischio è partire con delle cose e nel tempo cercare di ridurre il rischio. Io mi scuso se ogni tanto balbetto. Sono nato balbuziente. La cosa è peggiorata dal fatto che è la prima volta che parlo a un computer. E quindi questa è una cosa che, insomma, io di solito faccio formazioni in aula, scusatemi, e quindi sto facendo del mio meglio. Allora, andiamo avanti. Rispetto alla struttura che abbiamo visto prima, quindi rispetto ai componenti proposti dalla norma UNISO 3000, dove stanno i piani di prevenzione? Ecco, sono quel puntino rosso, nel senso che per come vengono introdotti e definiti dalla legge 190, i piani triennali di prevenzione della
corruzione sui piani di trattamento del rischio. Quindi servono per ridurre il rischio nelle aree che a seguito della valutazione sono risultate essere più esposte. Quindi se noi, e quindi in un certo senso è importante sapere quello che viene prima, quindi quante cose ci sono da fare prima di arrivare a quel punto lì. Quindi, nel senso, la mia idea, o almeno il mio obiettivo è un po' questo. Io vorrei che, magari in base a quello che io vi dico, oppure rileggendovi le slide, voi possiate capire come ampliare la portata dei piani. Cioè, i piani triennali di prevenzione della corruzione non devono essere soltanto dei piani di trattamento del rischio. Dovrebbero essere qualcosa di più che include anche quella che andremo a vedere, la struttura di riferimento. Quindi dei documenti fondamentalmente che non ci dicono soltanto che cosa noi dobbiamo fare per ridurre il rischio, ma anche le risorse che sono necessarie per fare questo. Non mi dilungo troppo su queste cose. Allora, io sto girando intorno a un problema da un po' di tempo, no? Vi sto dicendo che c'è differenza fra corruzione e rischio di corruzione. Vi ho detto che è una differenza talmente grossa che probabilmente né io né voi possiamo debellare il fenomeno, ok? Nel senso che ci sono i magistrati che arrestano i corrotti, ci sono i tribunali che li giudicano, c'è l'autorità nazionale anticorruzione che chiede ai prefetti di commissariare le aziende che si rendono, insomma, colpevoli di reati di corruzione. Noi questo non lo possiamo fare. Noi non affrontiamo la corruzione, ma il rischio di corruzione. Allora, dove sta questa differenza, no? Cos'è che caratterizza il rischio di corruzione? Ecco, ce lo dice la norma nel suo principio D. L'ISO 13 Scusate, io vi stavo parlando di rischio, vi stavo parlando di incertezza ed ecco qua che il rischio si è proprio concretizzato all'interno della nostra lezione. Ecco, il rischio è questo. Io vi sto facendo questo corso, stiamo chiacchierando in modo stabile, sta andando tutto bene e improvvisamente mi cade la connessione. Okay? Il rischio è il fatto che io non potevo prevedere se, come e quando la connessione sarebbe caduta. Allora, ricominciamo da qui. L'ISO 31.000 dice che fondamentalmente il concetto di incertezza è centrale per la gestione del rischio e cerchiamo di capire in che senso lo è. Allora, alcune norme, per esempio la norma di 18.001 sul rischio, ci dice che il rischio è una combinazione della probabilità e delle conseguenze di un evento. Quindi descrive il rischio come la probabilità che qualcosa di negativo possa accadere. Invece, quello che ci dice l'ISO 31.000 è molto diverso. Questa norma definisce il rischio come effetto dell'incertezza sugli obiettivi. Quindi il rischio è l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi. Io la prima volta che ho letto questa definizione mi sono detto che cavolo vuol dire, no? Perché è un modo di definire il rischio che
che all'inizio sembra assolutamente strampalato e incomprensibile. La norma dice esattamente questo, che il rischio è l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi, che un effetto è uno scostamento positivo o negativo da un risultato atteso dall'organizzazione e che l'incertezza è una situazione anche parziale di assenza di informazioni relativamente a un evento. Quindi in pratica la ISO 31000 ci dice che il rischio è uno scostamento dagli obiettivi che viene causato da un evento che io non avevo previsto, che io non conoscevo. Quindi se volete, vabbè, adesso il tempo stringe, però qui vi ho fatto un disegnino cercando un attimo di rappresentare che cosa è il rischio. Se voi vedete, ho fatto tre freccettine rosse, che sono tre processi A, B e C, no? Poi ci sono delle stelline che sono gli obiettivi. Immaginate che, ecco, immaginiamo un attimo una situazione di questo genere. Quei pallini blu che voi vedete sono i... Sono lento, cade la connessione, no? La freccettina A che voi vedete è il caso in cui mi hanno detto che avrebbero sospeso la rete internet e quindi io di fatto non posso connettermi a internet, non raggiungo il mio obiettivo, però lo sapevo. Il caso B invece è io mi connetto a internet per fare un webinar, non c'è una interruzione della rete internet, quindi io raggiungo il mio obiettivo, e invece la freccettina C ci dice questo, che a un certo punto, ed è quello che è successo questa mattina, c'è un evento che io non ho previsto. E questo evento come dire, mi allontana dal mio obiettivo. Maggiore è lo scostamento dall'obiettivo, maggiore è il rischio potenziale. Allora, quello che ci dice l'ISO 31000, no, per quello che abbiamo visto finora al netto dell'evento, quindi al netto della mia caduta sul campo, è questo, che fondamentalmente, se abbiamo obiettivi, corriamo anche dei rischi. Se facciamo qualcosa, può sempre arrivare qualcosa che non prevedevamo, che ci rompe le uova nel paniere. Questo è il rischio. Gestire il rischio significa ridurre l'incertezza e fondamentalmente, da tutto quello che ci stiamo dicendo, secondo me risulta abbastanza chiaro che il rischio di corruzione non è un problema di tipo politico o giudiziario, ma è un problema di tipo organizzativo. Cioè, fondamentalmente, vado un attimo avanti, cos'è gestire il rischio di corruzione significa gestire un certo grado e livello di incertezza. Un evento di corruzione può essere definito come un'azione consapevole che una persona fa, che presuppone un uso distorto del potere pubblico per favorire uno o più interessi privati, cioè fondamentalmente, per dirla in un modo un pochino più snello, l'evento di corruzione è l'abuso di un potere pubblico finalizzato a favorire interessi privati. Allora, la corruzione assomiglia molto agli incendi, nel senso che abbiamo detto un evento di corruzione coinvolge delle persone che hanno dei bisogni, dei valori, che fanno delle scelte. La corruzione avviene all'interno dei processi pubblici.
dentro cui avviene la corruzione e la corruzione ha luogo in presenza di interessi privati. Cioè esiste, cioè noi possiamo visualizzare questa cosa che è il triangolo della corruzione. Dal punto di vista della gestione del rischio, c'è un rischio tutte le volte in cui all'interno dei processi pubblici le persone scelgono di, di favorire in interessi privati. Questo triangolo assomiglia molto al triangolo del fuoco, in cui c'è un combustibile, un comburente e un innesco. Non è però una reazione chimica, mentre noi sappiamo benissimo che quando combustibile, comburente, innesco vengono a contatto, scoppia l'incendio, noi non possiamo sapere quando questi tre, come dire, quando questi tre elementi mettendosi insieme creeranno l'esplosione. E questo è un motivo in più per cercare di gestire queste tre dimensioni del rischio in modo anche iniziato. Nel senso che proprio perché il triangolo della corruzione parla di processi, persone e interessi, ecco che gestire la corruzione non significa in maniera molto generica gestire l'incertezza, ma significa gestire, voglio dire, tre tipi molto specifici di incertezza. L'incertezza sulla gestione dei processi, il che significa non sapere come sono gestiti i processi, oppure se le leggi, i regolamenti e le procedure, sono effettivamente applicati in modo omogeneo in tutta l'organizzazione. Incertezza sui processi. Che significa anche, per esempio, non sapere se il sistema dei poteri che di fatto esiste all'interno del vostro ente corrisponde a quello che voi vi siete dati in linea teorica nel organigramma. Quindi la corruzione si previene gestendo l'incertezza sui processi. Ma si previene anche gestendo la dimensione delle scelte delle persone. Quindi l'incertezza etica è legata per esempio alla scarsa motivazione del personale, alla scarsa capacità da parte dell'ente di definire i propri obiettivi, oppure dalla capacità di dalla difficoltà a veicolare valori di etica pubblica, nel senso che in un certo senso siete voi come governance dell'amministrazione che dovete dire ai vostri dipendenti quali sono i vostri valori di etica pubblica e chiedere a loro di allineare i loro valori ai vostri, non per scontato che questi valori esistano. C'è un terzo tipo di incertezza che è l'incertezza nelle relazioni, cioè l'incapacità da parte dell'amministrazione di individuare gli interessi privati che possono interferire con i processi pubblici. In realtà la maggior parte dei processi di una pubblica amministrazione si interfacciano con dei soggetti che sono portatori di interesse privato. Ora io dico, già fare questo è tanto. Cioè, se si riuscisse a diminuire questa incertezza, io credo che magari non faremo sparire tutti i corrotti dalla faccia della terra, però faremo sicuramente un grosso passo in avanti in termini di sapere cosa succede all'interno del nostro ente e come sono le persone che agiscono in esso. Io direi che qui potrebbe concludersi la prima parte, no? Della lezione. Molti di voi mi hanno fatto una serie di domande, però vista l'ora, se non vi dispiace, magari vado avanti ancora un po', voi continuate a fare le domande,
e magari quando ci riallineiamo un attimo con i tempi, magari lasciamo alla fine il momento in cui cercherò di rispondere alle domande che mi state mandando via chat. Scusatemi, va bene? Va bene? Sì? Ok. Allora, scusate. Allora, gestire il rischio significa gestire l'incertezza. Ecco, l'ISO 31000 ci dice anche un'altra serie di cose, cioè ci dice come dobbiamo organizzarci per gestire questa incertezza. Allora, i principi B e G della norma dicono che la gestione del rischio deve essere una parte integrante di tutti i processi organizzativi. Quindi fondamentalmente vi suggerisce di non pensare che la prevenzione della corruzione sia un'attività che funziona come dire, funziona scollegata dal resto dell'amministrazione in cui fondamentalmente non si fa altro che rincorrere degli adempimenti. In realtà la prevenzione della corruzione dovrebbe diventare integrante di tutti i processi dell'organizzazione. L'altra cosa che la norma ci dice è che la gestione del rischio, quindi la prevenzione della corruzione, deve essere su misura. Ora, la versione inglese utilizza il verbo tailor, no? Che è proprio l'azione del sarto che confeziona. Quindi, in un certo senso, in un certo senso ci dice che la prevenzione della corruzione deve essere un po' come un vestito che è confezionato sopra il vostro ente e che è in linea con le vostre risorse e la vostra cultura e il vostro contesto. Allora, la domanda è come si fa a personalizzare la prevenzione della corruzione? Visto che comunque il Piano Nazionale Anticorruzione dà delle indicazioni generali che dovrebbero essere applicabili a tutta l'organizzazione. Ecco, come? Proprio attraverso quella che abbiamo visto prima essere la struttura di riferimento per la gestione dei rischi. La struttura di riferimento per la gestione dei rischi è ciò che permette di adattare il processo di gestione dei rischi, quindi l'attività di valutazione e trattamento, al contesto specifico dell'organizzazione. La struttura di riferimento prevede un insieme di fondamenti, quindi di elementi essenziali che ci dicono cosa fare, no, per prevenire la corruzione. È un insieme di assetti organizzativi, la norma li chiama così, che fondamentalmente ci dicono chi previene la corruzione come. Tutto questo voi lo trovate appunto nella slide, secondo box in cui si legge progettazione della struttura di riferimento. Quindi la struttura di riferimento contiene degli elementi, un processo circolare di miglioramento continuo chiamato ciclo di Deming, o ciclo PDCA, che consente nel tempo di progettare, quindi individuare questi elementi, attuarli all'interno dell'organizzazione
monitorare la loro efficacia e aggiornare e migliorare continuamente la struttura di riferimento. Come vedete, il processo di gestione del rischio non comincia subito. Il processo di gestione del rischio fa parte della fase di attuazione della gestione del rischio. Quindi quello che ci dice la norma è che è quasi più importante, no? Definire dei fondamenti e degli assetti organizzativi efficaci piuttosto che valutare il rischio, perché non si può valutare e trattare efficacemente il rischio se non siamo capaci di, quindi se non ci siamo fatti una serie di ragionamenti sulla nostra organizzazione. Allora, cosa sono i fondamenti per la gestione del rischio che la norma ci propone? Sono in pratica, come vedete, il mandato e l'impegno dell'organizzazione e la politica per la gestione del rischio. Allora, qui entriamo in un territorio un po' più scivoloso di quello di prima, nel senso che la norma ISO 31000 è stata pensata soprattutto per le organizzazioni private. Qui prevede degli strumenti e dei passaggi che sono tipici delle organizzazioni private. Non è così, come vedremo, non è così immediato come dire, prendere la struttura di riferimento che ci propone l'ISO 31000 e applicarla agli enti, alla pubblica amministrazione. Perché di fatto un'organizzazione pubblica, una pubblica amministrazione è qualcosa, è comunque un'organizzazione, ma è qualche cosa di molto diverso da un'organizzazione privata, perché non nasce per conseguire un interesse privato, ma nasce ed esiste per conseguire un interesse pubblico. Quindi fondamentalmente l'organizzazione privata può avere dei capi, l'organizzazione privata dei padroni, e questi padroni definiscono il mandato e l'impegno dell'organizzazione e la politica di gestione del rischio. Mentre all'interno di una pubblica amministrazione non è chiaro che ci siano dei padroni, non dovrebbero esserci dei padroni. Vedo che il collegamento salta, che non sia un problema che avete. Allora, il mandato di impegno definisce gli obiettivi di gestione del rischio, gli indicatori, quindi l'organizzazione deve chiedersi come faccio a misurare la mia prestazione in termini di gestione del rischio. Il mandato e l'impegno nel mandato e nell'impegno la direzione dell'organizzazione dovrebbe anche individuare le responsabilità per la gestione del rischio e le risorse adeguate. Quello che noi troviamo dentro al mandato e l'impegno lo troviamo anche nella politica di gestione del rischio. Nel senso che in pratica il mandato e l'impegno è un atteggiamento dell'organizzazione. Quindi la direzione dell'organizzazione si impegna a gestire il rischio. Questo impegno viene messo per iscritto nella politica di gestione del rischio, che deve spiegare perché si è deciso di gestire il rischio, deve spiegare la relazione che intercorre fra la gestione del rischio e gli obiettivi dell'organizzazione, ed è sempre la politica che ci dice il come, quindi come sono valutate le prestazioni nella gestione del rischio e come sono gestiti i conflitti fra i portatori di interesse.
Dopodiché la politica per la gestione del rischio dovrebbe, raccomanda la norma, contenere in un certo senso l'impegno a migliorare sempre la struttura di riferimento e ad assegnare alla gestione del rischio le risorse necessarie. E qui secondo me cominciano i problemi, nel senso che ditemi se sbaglio, ma voglio dire, tante cose vanno bene nella legge 190, tante cose funzionano bene nella strategia nazionale di prevenzione, ma se c'è una cosa che non va assolutamente bene è che non vengono date risorse alla prevenzione della corruzione. Mancano le risorse, e quindi ecco che quando noi andiamo a cercare di applicare la struttura di riferimento alla prevenzione della corruzione, cominciamo a vedere che alcune cose non tornano. C'è un'altra cosa che non torna, secondo me, e che è molto importante, ed è questa. Visto che stiamo parlando appunto di necessità di avere un mandato e un impegno da parte della direzione, del management, dell'organizzazione, e della necessità di stendere una politica di gestione del rischio. Ecco, allora, la legge 190 dice che sono organi di indirizzo politico che nominano, individuano, anzi, il responsabile della prevenzione. E sono gli organi di indirizzo politico che approvano il piano triennale. Quindi la legge 190 sembra che il ruolo della direzione dell'organizzazione dovrebbe essere giocato dalla componente politica. Perché poi, appunto, in generale la legge 190 non prevede un particolare coinvolgimento degli organi di indirizzo politico nella definizione della politica di azione, e anche la definizione di un documento distinto dal piano triennale che contiene, voglio dire, gli obiettivi dell'intervento. E questo, voglio dire, questa cosa è una cosa che probabilmente non si può cambiare. Io vedo che ci sono comuni, io faccio molta formazione nei comuni, vedo che ci sono amministrazioni in cui il responsabile della prevenzione, che spesso è il segretario, è assolutamente solo, e invece comuni in cui c'è un maggiore coinvolgimento magari del sindaco, che di fatto dà degli indirizzi, dà delle indicazioni, però tutto questo rimane sul piano informale, perché quello che resta scritto è il piano triennale di prevenzione. Nonostante questo, quindi anche se noi, come dire, quindi noi non, nel senso, io non vi dico che non vi posso dire di spingere, di insistere e di cercare di definire una politica per la gestione del rischio. Nel senso che non vi saprei dire dove potrebbe potreste inserirla nel piano triennale, ma allora a quel punto lì sarebbe un qualcosa che viene fatto ed elaborato comunque soprattutto responsabile della prevenzione. Allora, quello che però, come dire, quindi non c'è bisogno forse, quindi la norma non ci chiede di definire una politica di prevenzione, però i fondamenti della gestione del rischio, gli elementi devono esserci lo stesso. Quindi io direi quello che si può fare è chiarire all'inizio del piano triennale una serie di cose.
perché si previene la corruzione. È importante chiarire che non si fa prevenzione e corruzione perché se lo dice la legge 109, ma perché la prevenzione della corruzione garantisce una migliore qualità dei servizi pubblici, o almeno cerca di non far peggiorare la qualità dei servizi, e aiuta la pubblica amministrazione a gestire più consapevolmente i processi. Quindi si gestisce quindi si previene la corruzione prima di tutto per dare un miglior servizio ai cittadini. Gli obiettivi di prevenzione devono essere esplicitati, ovviamente lo sono già, ma perché ce li dà il PNA. Molte cose che sono che ci chiede l'ISO 31000 sono già definite dal PNA. Quindi il Piano Nazionale Anticorruzione ci dice che l'obiettivo della prevenzione è ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Questi sono i macro obiettivi che vanno chiariti e che sono qualche cosa che effettivamente assomiglia obiettivi di gestione che l'ISO 31000 mette all'interno della struttura di riferimento. Il piano deve anche esplicitare degli indicatori di prestazione, quindi questi indicatori possono essere definiti all'interno del sistema di gestione della performance, però questa cosa va scritta nei piani. Io direi che nei piani il coordinamento fra prevenzione della corruzione e gestione della performance fatta in questa maniera, nel senso non si fa coordinamento fra anticorruzione e performance dicendo i nostri obiettivi quindi io gli obiettivi del piano triennale sono definiti con degli indicatori come se fossero obiettivi di performance. In realtà il piano, quindi all'interno del sistema di gestione della performance, hanno inseriti gli obiettivi, o almeno alcuni degli obiettivi di prevenzione che sono scritti nel piano. Chiaramente comunque all'interno del piano triennale, che a questo punto non è più soltanto un piano di trattamento del rischio, ma un piano di gestione, bisogna anche specificare quali sono, voglio dire, l'impegno dell'organizzazione a garantire rispetto delle normative. Quello che c'è già nei piani, in tutti i piani, è l'individuazione delle responsabilità e delle risorse. Nel senso che all'interno dei piani si parla si individua il responsabile della prevenzione, quindi già questo è un parlare di individuare delle responsabilità, e il piano prevede degli aggiornamenti. Ecco, andiamo un attimo nello specifico. Quando parliamo di individuare delle responsabilità, l'ISO 31000 ci dice di individuare dei titolari del rischio, quindi dei soggetti che hanno la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio. Ma ci dice anche di individuare non solo dei soggetti titolari, ma anche dei soggetti che devono rendere conto dello sviluppo, dell'attuazione e del mantenimento della struttura di riferimento. All'interno dell'insieme di responsabilità è importante individuare dei soggetti che sono responsabili non della struttura di riferimento, quindi non della politica generale di prevenzione, ma del processo di gestione dei rischi.
E poi, vabbè, la norma raccomanda sempre di definire dei processi per misurare le prestazioni dei responsabili e di garantire a chi ha la responsabilità di gestire il rischio il giusto riconoscimento all'interno dell'organizzazione. All'interno degli... Qui stiamo parlando, scusate, sono saltato un po' di palo in frasca, degli assetti organizzativi, nel senso, in termini generali, la struttura prevede di avere una politica e un mandato, e poi gli assetti organizzativi sono appunto le responsabilità l'integrazione della prevenzione all'interno dei processi organizzativi. La norma ISO 31000 raccomanda di dotarsi di un piano di gestione del rischio, non è un piano di trattamento, che spiega, quindi che definisce come la gestione del rischio deve essere integrata all'interno di tutti i processi dell'organizzazione. Un altro assetto organizzativo importante, cui abbiamo accennato nella politica, ma che viene sviluppato poi nella struttura di riferimento, sono le risorse. Abbiamo detto appunto che la prevenzione ha bisogno di risorse, e la norma ci dice quali sono queste risorse. Sono le persone. La prima cosa che la norma ci dice è le risorse per la gestione del rischio sono rappresentate dalle persone, dalle loro abilità, dalle loro esperienze e dalle loro competenze. Un'altra tipologia di risorse che l'organizzazione può mettere in gioco sono i processi, le metodologie di lavoro, gli strumenti adottati dalla organizzazione. E poi la norma parla anche dei sistemi di gestione delle informazioni e della conoscenza, quindi una buona gestione delle informazioni che circolano all'interno dell'organizzazione è un buon modo per prevenire il rischio e ce lo dimostra la trasparenza. E poi un'altra risorsa per la prevenzione della corruzione è rappresentata dai programmi di formazione e addestramento. Chiaramente la norma dice anche che fra le risorse per la prevenzione della corruzione dobbiamo includere anche le risorse finanziarie. Un'altra cosa che diciamo, scusate, ok, l'ultimo assetto organizzativo che l'ISO 31000 ci presenta, quindi l'ultimo ingrediente della struttura, è la comunicazione. La norma raccomanda di definire dei meccanismi di comunicazione interna per supportare e incoraggiare la responsabilità e la presa in carico del rischio, per coinvolgere i portatori di interesse interno, per comunicare la struttura di riferimento, quindi quelle che sono le risorse messe in gioco dall'organizzazione per la gestione del rischio e per comunicare gli esiti della gestione del rischio. Quindi la comunicazione interna serve soprattutto per creare consapevolezza del fatto che il rischio esiste, ma è trattato in un certo modo. Invece i meccanismi di comunicazione esterna, questo è molto interessante, servono fondamentalmente per tre cose: coinvolgere ovviamente i portatori di interesse esterno, creare fiducia nei confronti dell'organizzazione e comunicare con i portatori di interesse nel caso in cui ci sia una crisi o un'emergenza, cioè per comunicare con i portatori di quindi per comunicare con l'esterno, nel nostro caso, nel caso in cui si verifichi un evento di corruzione. Allora, questa è tutta una parte teorica, cioè io vi ho riassunto quello che dice la norma. Allora,
Ma quali possono essere quindi gli assetti organizzativi per la prevenzione della corruzione? Cioè, che cosa ci suggerisce la norma? Allora, la norma ci dice, per quanto riguarda le responsabilità, che intanto il responsabile della prevenzione sia il soggetto che è titolare del rischio ed è anche il soggetto che risponde in prima persona nel caso in cui si verifichi un reato di corruzione. Quindi il responsabile della prevenzione è particolarmente sovraesposto quanto a responsabilità e non deve essere lasciato solo. Cioè quello che ci dice comunque la norma è che vanno individuate responsabilità a tutti i livelli dell'organizzazione. Per cui io direi quello che ci insegna la ISO 31000 è che la prevenzione della corruzione ha bisogno di responsabilità diffusa. Responsabilità diffusa che si ottiene, che si deve ottenere coinvolgendo anche i dirigenti delle varie unità organizzative che devono essere coinvolti almeno nelle fasi di valutazione e prevenzione del rischio. Perché comunque la prevenzione della corruzione fa parte del loro lavoro. La diffusione e condivisione della responsabilità può essere sicuramente ottenuta individuando i famosi referenti della prevenzione, di cui parla anche il PNA, nei vari uffici, oppure promuovendo dei gruppi di lavoro. Allora, io so che questa cosa di avere delle responsabilità diffuse ho una bella favola, nel senso che almeno per quanto riguarda i comuni di fatto spesso e volentieri la figura del responsabile fa tutto da solo. Però ecco quello che vi dico, effettivamente non posso non dirci che senza un sistema di responsabilità ben strutturato e diffuso non riusciremo a gestire il rischio di corruzione. Cioè possiamo fare tutti i piani che vogliamo, possiamo definire tutte le misure di prevenzione di questo mondo, ma se poi non c'è collaborazione all'interno dell'ente e nessuno si prende la responsabilità di attuare queste misure semplicemente non verranno attuate. Quindi la norma ISO 31000 ci dice semplicemente questa necessità di collaborazione con il responsabile non è soltanto auspicabile, è un principio, è un suggerimento per una gestione del rischio efficace. Per quanto riguarda gli indicatori, ancora una volta, dei possibili indicatori valutare la performance dei soggetti responsabili, è meglio farli e integrarli all'interno del piano della performance. Ecco, il piano di gestione del rischio. Allora, abbiamo detto prima che l'altro, nel senso, l'ISO 31000 fondamentalmente ci richiede di adottare tre tipologie di documenti: la politica di gestione del rischio, il piano di gestione del rischio e il piano di trattamento. Abbiamo detto che il piano triennale di prevenzione è già un piano di trattamento del rischio, può includere al suo interno i contenuti della politica di prevenzione. Adesso c'è da capire, la norma ci dice dovete fare un piano di gestione del rischio per integrare la gestione del rischio all'interno di tutta l'organizzazione. Allora, se voi avete già un sistema di gestione della qualità certificato, quindi un sistema di gestione ISO 9001
fatto bene, che funziona, cioè se state investendo come ente nella qualità, allora potete integrare il piano di gestione del rischio all'interno del sistema di gestione della qualità. Quindi o nel manuale oppure definendo una procedura una specifica procedura di processo. Questo sarebbe anche utile perché la norma ISO 9001-2015, come magari alcuni di voi già sanno, sarà sempre più orientato verso la gestione del rischio. Io dico, fate questo solo se avete un sistema di gestione della qualità fatto bene e se, non è so, e, se, vuol dire, e se effettivamente questo sistema lo state applicando bene, se no è inutile. Se non, ave, se non, non siete certificati oppure se avete un sistema della qualità ma non state puntando molto su di esso, qualità, voglio dire, dell'organizzazione, allora diciamo che sarebbe difficile trasformare il piano triennale in un piano di gestione del rischio. Quello mi manca, no? Nel senso che voi dichiarerete all'interno del piano triennale che la prevenzione della corruzione è un'attività strutturata che interessa l'intera amministrazione perché il rischio di corruzione è comunque trasversale. La cosa importante qual è? Come fare per assicurare questa integrazione? Secondo me la cosa più semplice, come dire, non tanto per allinearsi alla norma ISO 31000, ma per lavorare di fatto con la prevenzione in tutti gli uffici e puntare su quelle misure che io chiamo misure trasversali, e ve le elenco qua, nel senso che alcune delle misure obbligatorie definite dal Piano Nazionale Anticorruzione di fatto non si applicano soltanto agli uffici maggiormente esposti al rischio di corruzione, ma fondamentalmente sono da applicare in tutti gli uffici, quindi la trasparenza, l'applicazione dei codici di condotta, la formazione, la definizione degli incarichi non consentiti ai dipendenti pubblici, la verifica delle condanne penali, di eventuali precedenti contro la pubblica amministrazione, la tutela delle segnalazioni, di illeciti e il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Quindi queste misure qua, voi se le implementate, andate ad attuarle in tutti gli uffici dell'organizzazione. Per cui, ecco, di fatto, dare magari nella programmazione triennale maggiore attenzione a queste misure, quindi fate anche le altre, però date maggiore attenzione a queste, significa cercare di, come dire, di integrare, cioè, di fatto significa integrare la prevenzione della corruzione all'interno di tutti i processi organizzativi. Ecco, come dicevamo prima, il limite della prevenzione è la scarsità di risorse finanziarie. Però, ecco, quello che ci dice la norma, e secondo me è un bel messaggio, è che la prima risorsa di una organizzazione sono le persone, le loro abilità, le loro esperienze e le loro competenze. Ora, si tratta soltanto, secondo me, di valorizzare quello che c'è, quindi le competenze delle persone e metterle al servizio della prevenzione della corruzione. Questo per un motivo molto semplice, perché la corruzione è fatta da un numero limitato di dipendenti pubblici, soggetti disonesti, e allora anche, dico, non solo dal punto di vista della gestione del rischio, ma anche dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, la prima mossa da fare contro la corruzione è valorizzare gli onesti.
e quindi valorizzare le competenze delle persone che lavorano bene. Ecco, io direi che il tempo stringe. L'ultima cosa che vorrei dirvi è questo. Dice la norma ISO 31000 che dovete avere una strategia di comunicazione. Quello che nessun ente pubblico fa è questo, è avere una strategia di comunicazione nel caso in cui un evento di corruzione dovesse verificarsi all'interno dell'amministrazione. Ora, il consiglio è questo: se una cosa del genere accade, parlatene, nel senso, non trattate un evento di corruzione come una fatalità inevitabile, ma trattatelo come un incidente di cui si possono individuare le cause, e dite ai cittadini che comunque voi vi state sforzando per prevenire la corruzione. Allora, io direi, ci sono una serie di domande che mi sono sembrate interessanti. Allora, perché i PNA, quindi i piani anticorruzione, non sono discussi con le associazioni di consumatori o con le associazioni di cittadini presi a caso che poi sono le vere vittime? Un'altra domanda, sì, ve ne leggo un po'. Per arginare i rischi corruttivi si dovrebbero inserire tutte le fonti all'atto della valutazione dei rischi. Laddove un input non è inserito, viene lo stesso sottratto all'analisi. Con eventuali conseguenze, cosa ne pensa? Allora, io direi che cominciamo con la prima. Nel senso, non credo, non capisco, io credo che la domanda sia, i piani sono che di fatto i piani triennali sono discussi con i cittadini. Però quello che mi chiedo è, sono veramente discussi o sono semplicemente pubblicati sul sito? Non sempre una consultazione pubblica è un modo per condividere una strategia di prevenzione. La seconda domanda è più, sulla se seconda domanda si può dire qualche cosa di più. Nel senso, ovviamente sì, se noi parliamo del processo di gestione del rischio, no? Quindi una buona prevenzione dovrebbe considerare tutti i processi dell'ente, in teoria. Ci dice anche la norma che quando io vado ad identificare i processi a rischio, se ne dimentico qualcuno, di fatto quel processo non verrà analizzato. Sarebbe opportuno farlo, ma spesso manca il tempo. Direi, alcune domande sono molto specifiche, e mi viene difficile rispondere in un minuto, però l'ultima, ecco, c'è una domanda interessante. Come correliamo la tabella di valutazione del rischio del PNA con l'eventuale analisi specifica secondo un sistema organizzato dell'ente in attuazione dell'ISO 31000? Probabilmente dovremmo utilizzare entrambe le procedure. Io direi, tenete buona la tabella di valutazione del rischio di corruzione del Piano Nazionale Anticorruzione. Sì, attenzione, non è obbligatorio utilizzare quegli indicatori che hanno anche che comunque sono sempre perfettibili, però se si fa così come per fare prevenzione degli incendi, io utilizzo degli indicatori specifici, allo stesso modo se vado a fare la prevenzione del rischio di corruzione, vado a utilizzare degli indicatori specifici. Gli indicatori del PNA sono un tentativo di definire degli indicatori specifici. Ecco, ci sono delle altre domande che potrebbero essere interessanti. Ecco, questa non la capisco. Non sarebbe il caso, alla luce degli ultimi fenomeni di corruzione pubblica, rivedere la normativa sulla privacy dei dipendenti pubblici? Magari me la studio, e
e cerco di capirla meglio. Ecco, io ho cercato di fare del mio meglio. Vi ringrazio per l'attenzione, era il mio primo webinar e vorrei soltanto, prima che voi scappate, farvi lanciare un ultimo questionario.